La sconfitta con la Cavese ripropone in casa Teramo l'annosa vicenda attacco. L'1-0 maturato a Castellammare di Stabia è arrivato dopo una buona prova da parte della squadra di Bruno Tedino, che pur tuttavia non è andato oltre il palo del solito cecchino Francesco Bombagi, a cui è mancata solo la precisione. Lo stop di misura però riporta in perfetta parità il computo tra gol fatti e gol subiti, 24 e 24. E questo è un limite su entrambi i fronti, perché la tenuta difensiva è ancora da affinare, ma è davanti che la statistica è davvero impietosa. Il Diavolo ha il quintultimo attacco del torneo, a pari merito con il Picerno e il Rieti. Peggio dei biancorossi solo il Rende, fanalino di coda di questa speciale graduatoria con 16 centri, poi il Bisceglie a 18, la Sicula Leonzio che ha perso il recupero di ieri con Catanzaro a 20, la Cavese a 21 e poi c'è proprio il Diavolo a 24. Qualcosa va corretto, considerando che un terzo dei gol li ha messi a segno proprio Bombagi, che attaccante non è, e partendo dall'assunto che un giocatore come Birligea è giovane e gli va concesso il tempo per maturare in un torneo che ha mille difficoltà. Magnaghi ha realizzato 5 marcature, ma dietro di lui davvero poco o nulla. Alcuni elementi dell'organico sono fermi a 2 gol: Cianci, che però ha lasciato il Teramo per accasarsi al Carpi, Mungole ha realizzato in una sola partita, quella vinta 4-3 con la Casertana, e poi non ha più trovato la via della rete. Ilaria è stato decisivo con Paganese, sbloccando il risultato e Bisceglie, ma è di fatto un centrocampista che è già in media con le realizzazioni stagionali. Costa Ferreira è andato a segno anche lui con la Casertana e poi con la Ternana. Cancellotti lo ha fatto una volta, due se si considera la Coppa Italia, sfruttando il rimpallo nel finale a Bari, e poi c'è Martignago che insieme all'esterno destro è a quota 1, calcio di rigore vincente con la Virtus Francavilla, ma che è in lista di sbarco. A proposito del numero 10, ancora contatti col Catania, che sarebbe, stando alle ultime indicazioni, la pista privilegiata. Lucarelli vorrebbe averlo per la prima linea e la formula del prestito, per cui il Teramo deve dare l'ok, potrebbe essere l'ultimo atto di una situazione che ha visto l'ex Albissola mai pienamente dentro il progetto tecnico dei biancorossi. Poi si darà la caccia al sostituto, perché nonostante Bombagi viaggi al ritmo di punta consumata, Magnaghi, Birligea e Minelli sono troppo pochi per reggere da soli la seconda durissima parte di campionato. L'arrivo dell'attaccante dovrebbe essere questione di ultimi giorni di mercato, ma nel frattempo il Diavolo si sta concentrando anche per obiettivi futuri. Non è un mistero infatti che Salim Diakité e Boubacar Diarra dell'Olimpia Agnonese siano profili che piacciono soprattutto per la stagione che verrà. Gli altomolisani vorrebbero monetizzare immediatamente la cessione dei due giovani e tenerseli però in prestito fino alla fine dell'anno, col Teramo che potrebbe inserirli gradualmente solamente da luglio in avanti.